Fuori gioco è quando l'attaccante è dietro al difensore avversario prima che un suo compagno gliela passa. Adesso ve lo dimostrerò facendo più un piccolo schema. Saranno gli attaccanti, mentre i cerchi saranno i difensori. Quando un compagno passa al suo compagno la palla e il giocatore, cioè questo, l'attaccante, è dietro a questi due difensori e lui gliela passa, in questo caso c'è il fuorigioco.